andiamo a fare un giro da ragazze per Harajuku. Quindi tra penso 2 o 3 giorni troverete il video sul suo canale. Mi raccomando, andatelo a guardare e poi uscirà sul mio il pack con lei. Io vloggerò ogni tanto così capirete che cosa vi troverete poi sul suo canale. Scendo le scale senza cadere, guardate che brava. Oh! E ci vediamo dopo. Dannata Yuriko che mi porta tipo nei posti che io non ho mai scoperto, perché lei mi porta dentro nelle strade e nei negozi che io non conosco. E raga, cioè, vogliamo parlare di tutte queste cose? È colpa tua. Sto già spendendo, ma tu non hai da cosa succedere altro stasera. La odio. Scusa, prova a ripetere quello che mi hai appena detto. Sono belle quelle scarpe. Guarda, io ti giuro che te le compro, ma le me, cioè no, tu vai in giro con sta roba. Perché che carino il barboncino, come te, le scarpe più belle del mondo. La prendo a calci adesso, la prendo a calci. Fortunatamente non avete assistito a una sessione fotografica che mi ha fatto lei. Ragazzi, bellissima, lo vedrete nel suo video e poi capirete. No, carinissima. Apro solo il soffitto, dimenticata di prendere me. E giusto per non farsi mancare l'Italia, siamo in un posto che fa tipo solo caffè espresso. Infatti si sente anche dall'odore. E Yuriko vuole un caffè. Sì, voglio un caffè. Io, come sapete, non bevo caffè. In realtà vuole il caffè perché devo andare in bagno. Che cosa diavolo sta... No raga, aspettate. Allora, in mezzo alla strada questo ha dato una bibita a tutte le persone. Ora se l'è messa sul collo e stanno coccolando una bibita. Cosa stanno facendo? Stanno cantando una canzone a una bibita. No raga, è surreale sta roba. Non ci credo. È un per il canto. Per il canto? Per cantare, per farti uscire la voce. Ah, io penso invece che abbiano dei grandissimi problemi tutti. Sei dalla mia parte? Ok. Non so se mi sentite, mi sposto un po' più in là. Sono appena passata sotto un ponte e c'è un barbone che ci ha salutate. E mi diceva che tra l'altro la saluta sempre, lui vive lì. Vi avevo spiegato in un video l'anno scorso che i barboni qui è una scelta loro di vivere così, perché in Giappone il lavoro comunque te lo trovano, o se non te lo trovano ti aiutano con i soldi. E quindi voglio provare a dargli un soldino, perché come è già successo molto spesso non li hanno voluti, a parte che ho una donna che guardandomi non capiva molto li ha tenuti. Voglio vedere se lui li tiene o no. Lui li ha voluti e come, ed era anche molto contento di prenderli. Cioè, prima mi ha fatto 2 inchini, però li ha presi. E a proposito di questo, meno male che ho la traduttrice qua, è appena arrivato un ragazzo che mi ha bussato su una spalla, tra l'altro stranissima come cosa. Sì, è vero. Perché qui non si toccano, e io ho pensato che volesse farmi le foto e i tatuaggi, perché come sempre mi fanno le foto e i tatuaggi. E invece mi ha ballattato qualcosa in giapponese facendomi gli inchini e io, okay. E lei ha risposto e cos'è che ha detto? Ha detto, visto quello che avete fatto prima è stato davvero molto bello, vi ringrazio. Cioè, l'avete visto? Alla fine io aiuto sempre le persone ovunque, cioè anche se non lo vedete nei video, penso che ormai saprete com'è la mia persona. E quindi è stato apprezzato in Giappone questa cosa, sono molto contenta. Io devo prendere la patente mondiale e lo dico ogni anno perché devo andare a fare Mario Kart in mezzo alla città. Dov'è che mi stai portando? Cioè aspetta, mi hai fatto fare 2 chilometri a piedi per portarmi dove? Al Village Vanguard, è un negozio lì in fondo. Sì. Pieno di robe strane, è inimmaginabile. Ma se volete fare un regalo strano e davvero giapponese dovete... Allora gli prendiamo il regalo più strano per Sasha. E se gli fa schifo gli dico che è la parte tua. Oh, ci sono già tutte le cose che mi piacciono. Oh. Mi serve uno zainone gigante da portare come bagaglio a mano, perché voglio fare un sacco di shopping in questi 2 giorni. Aiutami Yuri a cercare uno zainone. Oh, che belle le mutande con le fragole. Cos'è che hai detto? Regalale a Sasha. Sì. Ma se io gli regalo le mutande con sto coso, Sasha me le tira in testa. Che schifo. Almeno questo qua col mocciolo. Oh. Io amo Vans. Cioè sapete che le scarpe non mi piacciono, ma questo ce l'ho. Ma gli zaini sono bellissimi. C'è anche la roba di Minecraft. Sì. Ed ora devo fare la tipica Sabri. E sapete che Sabri ama una cosa tantissimo nella vita da mangiare: popcorn. Quindi ora proverò, grazie alla mia fantastica interprete, che si mette le mani nei capelli, a entrare in un cinema solo per comprare il popcorn. Ce la farò? Non lo so. Ce la farà la no... Scusate, la nostra eroina? Non lo sappiamo, lo vedremo.
Sì, amore mio. Sì, amore mio, arrivo, mio amore, sto arrivando. Solo quel coso? Ma io ne voglio 8. Sono in panico, raga, perché io vedo popcorn al caramello. No, io li voglio salati, non al caramello. Salati, 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 non al caramello, no, no. Tu al caramello, io salati. Raga, allora, questi sono i piccoli, sono i suoi. E guardate che cosa arriva per me. Forza, tiralo fuori, bella giapponese. Sì. Spruzzaci bene il burro, spruzzacelo, che tanto sacia non c'è. Venite qua, miei prodi. Sei popcorn. La droga, la droga. Vlog nel vlog nel mio vlog, la droga. Raga, a parte che piove, Yuriko mi sta dicendo che la gente si sta chiedendo perché due persone... Perché hanno i popcorn in mano? Perché è surreale per loro che due persone escano dal cinema con i popcorn. E vabbè, sono sabri. Ferma, ferma, ferma. Allora, è venuto fuori il discorso di IKEA, perché il ragazzo dietro ha una borsa dell'IKEA. E io l'ho detto, ma qui esiste l'IKEA? Mi fa, sì, altro che qui? Sei i mobili dell'IKEA? Sei fashion, sei la moda l'IKEA. Cioè, all'IKEA, non al Nitori, che sarebbe l'IKEA giapponese, mi hanno fatto, eh beh sì, l'IKEA è un design migliore. Ok. In tutto questo, siccome hai visto che acqua sta arrivando, siamo davanti al 109 che non possiamo entrare perché abbiamo il popcorn che mangiamo. Bella, italiane. Da brave donne, siamo state un'ora al negozio di trucchi e capelli. Meno male che non c'era Sasha, altrimenti mi uccideva. Direi che aspettiamo il prossimo ascensore perché non c'è spazio. E io mi sono comprata un rossetto blu. Sì, un rossetto blu che voglio assolutamente provare. E adesso proverò, aspettate. Provo il mio rossetto blu. Siete pronti? L'ho preso sia blu che rosa. Tolgo anche la plastica. Devo fidarmi a mettere sta roba addosso. No, raga. Oddio. Oddio, che figata. Oddio, non l'avevo mai visto. Dai, figo, perché non è blu proprio tipo Halloween. Ma figo. Se lo dice lei che è figo. Come sono blu? Potete non commentare. E conoscendo Sasha, la prima cosa che mi dirà quando mi vedrà così, mi dirà, amore, che hai baciato? Quale malattia ti sei presa? E ha anche ragione. Mi spiegava Yuriko che tipo hanno fatto una roba che in ogni piano c'è un angolo colorato per fare le foto. Quindi, oh, dove posso appoggiarmi? Se vola giù sono fregata. No, dovevamo fare le fashion. Vabbè, facciamole così. Allora iniziamo dalla gialla. Con la gialla. Ora scendiamo a vedere il prossimo colore. E qui abbiamo anche il rosa. Abbiamo anche l'angolo crema. E quanto siamo belle all'angolo viola. Si abbina anche al mio rossetto. E ora si aprono le scommesse. Quanto pioverà fuori? Sempre si pioverà ancora. È il primo bambino che piange in Giappone. Raga, allora non è una leggenda. Piangono i bambini in Giappone. Ah, si è fatta male. Allora è perdonata. Comunque, piove. E adesso c'è quello là, quello che è sempre a Filadelfia, quello che ha dimenticato la SIA. Sei troppo piccola. Ed ora, visto che le donne, cioè, non hanno un limite d'orario, abbiamo detto stiamo ancora un po' insieme, cosa possiamo fare con la pioggia? E andiamo alla sala giochi. Noi non volevamo andarci, però piove. Meno male che ho comprato la felpa col cappuccio, così io non mi bagno. E tu sì. Ah beh, allora c'è il cappello, va bene. Guardate ste scarpe. C'hanno dentro, boh, pallini. Scusa, ti servono delle scarpe per la palestra? Sì. Meglio di così, non ti suda manco il piede. Sì, le ho col buco, no? Direttamente a strisce. Ma che brutto. Raga, ma i profilattici da dito precisamente a cosa servono? Mi è rimancato, sushi trenino. Sai... Brava Yuriko, è stata lei. Lei, ce l'ho vista, è stata lei. Bentornati, non so se vi ricordate. Scusate tutta sta roba che fa fl fl fl. Muoviti, sistemati. Questo è il sushi trenino, ovvero arriva Yuriko in bikini che ti serve. Ecco, vedete? Voi ordinate questo coso qui, dopo riusciamo a metterlo in inglese. E poi arriva un trenino che tutun si fermerà qua e ci darà il nostro cibo. Quindi, ora, ok, inglese, English. E ordiniamo quello che vogliamo. Cioè, allora io inizierei con, prima di tutto, una bella Coca-Cola che non c'è Sasha. Beh, una bella cola. Poi, indietro. Giapponese, giapponese. Prima non piace il sushi, solo te piace il sushi. Io mangio, adesso vedrai il mio menù molto strano. Io mangio quello con la cipolla. Ci sono altre pagine? Eccolo qua, eccolo qua. Salmon con maionese e cipolla. Poi, next, le patatine fritte. Mamma mia, il mio menù. Ecco, per ora il mio menù è questo. Ordina, piazza, ordine. Titun. Grazie, vai. Ecco la mia porzione di coso strano. Il salmone. Mamma mia, c'è tanta di quella cipolla che Sasha piangerà stanotte a dormire con me. Uccio.
Siamo venuti in un'altra sala giochi, voglio vincere una chita. Lo vinciamo. Vinciamolo, sì. Ho vinto. Ora facciamo tipo le macchinette della bellezza e lo vedrete nel suo video. Questa non la vloggerò, mi raccomando, andate a vedere la macchinetta della bellezza. Non so se mi ero ripresa mentre lo dicevo, ma questo qua è wow, Detective Conan. Ciao Mirta, mi manchi tanto. Sono rientrata a casa con il mio amore grande e lui non sa che ora, prima di andare a letto, perché tu hai avuto una giornata veramente stressante, vero amore? Sì. E quindi ti faccio una bella maschera facciale. Mi fai anche un grattino. E un grattino per rilassare un po' il viso. E ho... Dove sono, amore? Dove sono? Eccole le maschere di Mr. e Mrs. Potato che ho comprato l'altro giorno al negozio. Quindi amore, intanto prima date una bella struccata al viso. Purificate il viso. E poi... maschera. Allora, sei pronto? Tu vuoi fare Mister o Mrs? Beh, Mrs direi. Ok, guardo come si fa. È una maschera. Step 1. Non capisci? No, step 1. Oh, non mi devi bruciare la faccia, eh. Step 2. Che vuol dire? Step 3. E che ne so cosa vuol dire, non c'è mica scritto in inglese. Oh, step 1, lavati la faccia, l'abbiamo fatto. Step 2, mettiti la maschera per dei minuti. Step 3, toglila. Lavati. Beh, devo dire che è un tutorial. Non avrei saputo fare senza le istruzioni. Non ti vedo molto convinta. Che cos'è? Ma devi fare Mister. Non hai capito, amore? No, amore, tu non hai capito veramente cos'è. Non ho capito, no. Che cos'è? Ma cos'è sta cagata? La maschera. L'ha fatta proprio così? Sì, non me l'aspettavo. No, ma stiamo scherzando. Falla vedere. Non ti vedo molto convinta. No, amore. No, che schifo, è appiccicosissimo. Sì, amore, è una maschera di bellezza. No, non riesco a respirare. No, ma c'è il narice aperto, guarda. Oh mio Dio. La bocca. C'è un problema. Guarda qua nel letto. Un occhio. Amore, guarda qua nel letto, si è spaccicato qualcosa. No. Arrivo, vado a mettere la mia. Ma, la bocca? Arrivo. Non l'ho proprio messa bene. Oh, raga. Ma cos'è sta roba? Che schifo. Non sembra la coda della casa di carta. Non so se l'avete mai visto il telefilm della casa di carta. Devi dirlo a Sabrina, non a me. Ragazzi, io vorrei fare parte di una votazione per levare Sasha dai mails. Vabbè. Sei ufficialmente fuori dai mails. Ciao, dai. Vabbè, sto con Sabrina. Ma pure tu. Amore. No, che schifo. Tu, io sono Mrs. Potato. Sei un roito, non sei Mrs. Potato. Abbiamo Mr. e Mrs. Potato. Io non sono felice. Perché Surri ci guarda così? No, Surri, scusa. Ho appena detto che sono fuori dai mails. Qual è il tuo problema? Non siamo belli? Va bene, ragazzi, comunque... Oddio, non fa ridere. Siamo bellissimi, vi faremo sapere poi com'è andata quando la liberemo. Non vi preoccupate, lo saprete in questo video. Nel frattempo volevamo dirvi che vi vogliamo tanto bene. Io penso che siano usciti due video, non lo so ancora, ma oggi ho registrato un bel po'. Quindi è stato un pomeriggio molto bello, forse il più divertente di tutto. Ma vabbè, sono dettagli. Io sono Mrs. Potato, lui è Mr. Potato. No. Siamo due amori che vi vogliamo tanto tanto bene. Vi mandiamo un bacio grande e aggiornamento più tardi quando leveremo la maschera. Ciao, per sapere se abbiamo avuto una pelle fantastica. Beh, sì, ammetto che poco dopo siamo crollati, quindi non siamo riusciti a dirvi com'è stata la maschera. Ma posso dirvi che Sasha si è toccato la faccia e fa ottima questa maschera di Mr. Potato, perché tipo si è sentito come la pelle di il sedere di un bambino, tutta bella liscia, con i pori aperti, tutti belli, giù, era tutto bello. Praticamente vuole fare le maschette 3 settimane. Detto questo, ragazzi, vi saluto perché tra poco vado allo YouTube Space. Vi racconterò nel prossimo video. Sono un po' stanca, tra l'altro domani parto. E niente, vi mando un bacio, grazie per la visione. Sì, è stato un video abbastanza contorto. E ci vediamo domani con il prossimo video. E guardatelo perché vado in un posto veramente figo.